Ich bringe ihn zurückgehen und fahre in den Sonnenschatz. 60 Sekunden, 60 Boom. Bruno Bozzetto, nomen omen. Si dovrebbe cominciamo dire. Bene. Si dovrebbe dire così. Era nel suo destino allora diventare quello che è ora. E quando ha compreso che il suo datore di lavoro sarebbe stata la fantasia o l'humor o l'ironia? Non l'ho mai compreso. Cioè io ho iniziato perché è distintivo, cioè a scuola, tutti i libri di scuola miei erano tappezzati di disegni che visualizzavano quel che leggevo. Cioè se c'era scritto che il re Luigi Tal dei Tali venne sbalzato dal trono, io facevo il trono, la molla e il signor Luigi che era catapultato in aria, quindi questo era un po' il mio modo di avvicinarmi, mi piaceva disegnare, visualizzare, ma non ho mai pensato di fare seriamente questo lavoro. Cioè mi ricordo che sono andato da Pagò, i fratelli Pagò, quelli di Calimero, ero andato da loro a dire ma a me piace fare disegni animati, ma non so cosa potrei fare, e potrebbe essere un lavoro. Loro mi hanno detto assolutamente no, fallo come divertimento, alla sera, alla domenica, ma non come lavoro. E poi l'ho fatto come lavoro, ho seguito il consiglio. Ma non è stato voluto, è stato tutto casuale. Cioè solo la passione mi ha guidato a fare esperimenti, giochi. Quando ho incominciato a vedere che funzionavano, al cineclub mi apprezzavano, cominciavano a tutti a chiedere come li facevo meno, ho fatto il mio primo film che era proprio La storia delle armi. Da lì ho avuto la fortuna di un critico che mi ha parlato meglio del mio film di uno di Sofia Loren, quindi in quel momento ho avuto un po' una spinta. Allora mio padre anche ci ha creduto e siccome era formidabile, mi ha aiutato veramente, sono riuscito con lui a fare una piccola macchina con cui ho realizzato il primo film. E poi è arrivato Carosello in quegli anni, di un'altra fortuna, Carosello stava nascendo in quel periodo, e quindi mi hanno cominciato a chiedere se potevo fare un Carosello. E lì il panico, perché chiaramente non eravamo attrezzati. Ricordo che lavoravo in casa e i disegni tutti colorati a mano erano sparsi ad asciugare in tutta la casa, nella vasca da bagno ero piena di disegni appoggiati sui mobili, sulle, e perché dovevano asciugare, non avevamo né studio né nulla. E quindi è nato così il primo Carosello, poi ho preso subito un premio, questo mi ha portato al secondo Carosello, è casuale. E come sta il signor Rossi? Come vede i nostri tempi? È nato in un periodo che storicamente si definisce ora difficile, ma è dotato di una leggerezza che sembra difficilmente praticabile oggi. Ma lui cerca di adattarsi ai tempi, cioè anche lasciamo perdere la parte estetica che è vecchia, appartiene agli anni 60, però mentalmente cerca di adattarsi, quindi i telefonini che anch'io subisco perché se perdo il telefonino sono un uomo morto, però le nuove tecnologie sono anche opportunità, quindi lui cerca di vederle in maniera positiva anche se c'è anche un lato negativo assurdo di questa tecnologia esasperata, specialmente nei giovani, però c'è anche i suoi lati divertenti. Quindi cioè, io ho fatto un film poco fa di un tizio che era in cucina, che sta preparando da mangiare, chiede parere alla moglie perché non è capace di fare alcune cose, le ricette non le conosce bene, la moglie risponde, gli dà tutti i consigli. Alla quinta telefonata la moglie si stanca, si alza e dal salotto va in cucina, cioè si stavano comunicando. Ecco, questo è una presa in giro, potrebbe essere stato interpretato dal signor Rossi, l'ho fatto con attori veri, e per dire che si può anche ridere di queste cose. Nei passaggi di tecnologia sembra si sia passati da un'improvvisazione jazz a una pianificazione bulgara quasi. È un po' così? Sì, secondo me stiamo andando random, cioè non si sa bene dove si va. Il fatto che ognuno porta avanti invenzioni. I giovani hanno un grande problema, che quando imparano, parlo di programmi ad esempio di animazione, quando un giovane ha imparato un nuovo programma e può incominciare a insegnarlo agli altri, è già vecchio il programma. Quindi chi insegna a lui? Cioè, non ce la facciamo a star dietro. Noi siamo su un aereo reazione, questa è una frase di Piero Angela, ma abbiamo la mentalità di uno che è sulla bicicletta, ma siamo sull'aereazione. Quindi quando vediamo l'ostacolo là, è già passato, si è già macellato. E questa è la difficoltà nostra. Noi siamo ormai obsoleti per queste tecnologie, non ce la facciamo più. Ho l'impressione che sia così. I suoi film hanno attraversato il tempo e anche il mondo. È cambiata l'accoglienza nei loro confronti?
Beh, ovviamente sono film vecchi, quindi mi fa ancora piacere che li vedano e vengano ancora apprezzati oggi, perché sono film vecchi, datati. Io non riesco a vederli, alcuni Western Son non riesco a vederli. Però il fatto che anche i giovani li apprezzino mi fa molto piacere. Non lo so cosa sia dovuto, probabilmente a un contenuto, il fatto che non sono legato a dei temi contingenti. Ho fatto i film per tutti. Questo è importante, perché se li facevo per bambini, oggi i bambini hanno tutto un altro gusto, ma se io parlo all'adulto, l'adulto grosso modo, avremo anche i telefonini, ma mangiamo due volte al giorno, ci innamoriamo, le cose sono sempre uguali, no? Quindi se prendo temi generali, parliamo della guerra, scusate, c'è una guerra ogni settimana, credo, più tema attuale di quello. E come è organizzato lo studio Bozzetto? Ecco, da dove provengono i contributi creativi? Gli spunti più interessanti per procedere. Allora, adesso dovrebbero parlare loro, cioè mio figlio e Pietro Pinetti, sono loro che gestiscono in prima persona lo studio. Io sono nella società, vado spesso, mi piace moltissimo perché sono tutti giovani, però cerco di stare un po' in disparte, cioè loro sono giovani che nascono con 3D, nascono con queste tecnologie e hanno nello studio dei giovani veramente in gamba. Adesso hanno fatto una serie appunto per Topo Team di 52 episodi, che era la prima serie che affrontavano, ed è uscita meravigliosamente se penso alla novità dal loro punto di vista. E la mia parte, il mio contributo nello studio è quello di far capire che devono dedicare più tempo alla parte pre-produzione, cioè oggi è molto facile fare film, fare effetti speciali, girare film, oggi abbiamo tecnologie in ogni angolo, ma la parte che regge tutto è la storia, è la sceneggiatura. Oggi si tende a farla troppo velocemente perché si ha l'ansia, il desiderio di vederlo subito, bisogna avere un po' più di pazienza, perché nella proporzione lavoro, studio lavoro e realizzazione, io avevo una linea lunga così per lo studio e corta così per realizzarlo. Oggi si è un po' capovolto, perché poi quando girano il film hanno tante di quelle possibilità di modificarlo ancora, ma questo è un inganno, perché si spende il doppio, si perde un sacco di tempo. Se io ho chiarito le idee prima, io risparmio soldi e tempo e lavoro con più convinzione. Invece l'improvvisazione e la modifica successiva, oggi la frase "tanto poi in post-produzione si sistema" è una frase standard, ma è terribile, perché la post-produzione, questo modo di ragionare, sta facendo fallire in America tutte le ditte di effetti speciali, perché fanno effetti speciali di Titanic, prevedono 10 milioni, dopodiché a metà no, cambiamo qui, no, facciamo questo, no, facciamo quello, e alla fine questi spendono 10 volte tanto e falliscono. Quindi è il ragionamento a priori che io considero molto importante e fondamentale. E vorrei insegnarlo ai giovani, quindi ci provo, mi guardano come un rompiscatole, mi guardano storto, ma io insisto perché sono convinto di dire delle cose giuste. E il cinema d'animazione conquista spazio, ma andando alle rassegne dedicate, sembra anche che non abbia giocato tutte le frecce che ha al suo arco, diciamo, perché c'è molta innovazione, c'è molta libertà espressiva, forse non ha ancora lo spazio di diffusione che merita, è d'accordo? Ma innanzitutto distinguiamo cortometraggio o lungometraggio, perché il cortometraggio, di solito i festival sono festival di cortometraggi, lasciano molto spazio alla totale libertà creativa, artistica, molto, molto ampia e a volte fine a se stessa, dico io, perché vedere dei cubi che si trasformano in quadrati per 20 minuti a me non piace molto, mi stufo, però loro mi dicono che sono capolavori e gli danno il primo premio. Questo semmai è un'altra cosa che può falsare, perché se io continuo ad aiutare film bellissimi dal punto di vista artistico ma che non comunicano nulla, rischio di andare più verso la pittura in movimento che verso il cinema. Il cinema è una storia, è un qualcosa che comunico. Una bellissima sequenza di colori e di trasformazioni è arte, arte in movimento, ma ripeto, più vicina alla pittura. Io se non c'ho una sceneggiatura non credo che dietro lì ci sia un film. Questo è un po'... Io sono tornato adesso dal Giappone, ho visto 52 film, non ero in giuria ma ero presidente onorario, quindi mi sono visto tutti i film.
Alcuni erano insopportabili e vincevano i primi premi. E questa è una cosa che, infatti, io non vado mai in giuria perché litigherei con tutti, lo so già. Come si coltiva la fantasia? Bella domanda, chi lo sa? Non esiste nessuna regola. La fantasia è la curiosità esplorativa, è il non accettare nulla di quel che si vede, di vederlo sotto forme diverse. Cioè, io voi adesso vi vedo qui in questo momento, ma potrei immaginarvi l'età della pietra, come siete vestiti, o al Medioevo. Già lì mi scattano delle idee, no? Oppure vedo che uno è un alieno, voi siete normali. Il fatto di creare combinazioni diverse apre tante strade. Quindi ogni cosa va vista con diverse angolazioni, anche imprevedibili, però nuove. E le combinazioni diventano poi come la cassaforte. Più ne ho e più ho la facilità, la possibilità di aprire la cassaforte.